contagi ancora in crescita, tante le persone complessivamente in quarantena o isolamento, numeri che fanno aumentare le richieste di intervento dell'USCA, non solo per i tamponi ma anche per l'assistenza domiciliare. Sono questi i motivi che hanno spinto nuovamente, questa volta con un presidio dinanzi alla sede dell'ASL di Via Nizza a Salerno, consiglieri comunali di Salerno, gruppi civici, associazioni e cittadinanza comune per sollecitare i vertici dell'azienda sanitaria locale di rispondere in maniera più adeguata alle disfunzioni che si stanno creando sul territorio. In primis la necessità di attivare altre unità sanitarie di continuità assistenziale, di gestire con i medici di base i vari pazienti con immediatezza, anche dividendo il territorio cittadino in zone. Allo stesso tempo la richiesta di attivare anche un'USCA scolastica e di calmierare i prezzi dei tamponi. Queste le richieste avanzate nel corso del presidio dai consiglieri comunali Elisabetta Barone, Catello Lambiase e Claudia Pecoraro, nonché da altri come Gianluca De Martino del coordinamento Scuole Aperte Salerno, che in tarda mattinata sono stati poi ricevuti ed ascoltati nelle stanze della direzione generale dell'ASL di Salerno. Col decreto legge 14 del 2020, appena furono evidenziati in Italia i primi casi, ci fu questo decreto legge che imponeva alle regioni entro il 20 marzo del 2020 l'istituzione dell'USCA, unità speciale di continuità assistenziale, che dovevano essere una per ogni 50.000 abitanti. A tutt'oggi Salerno ne ha una, in realtà pare che sia doppia, ma comunque sottodimensionata, e non assolve a tutte le sue, i suoi compiti, anche perché è delocalizzata rispetto alla città. Sicuramente abbiamo necessità di un coordinamento e chiediamo l'istituzione di un'USCA scolastica se vogliamo garantire l'apertura delle scuole in città, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, ma anche nelle scuole primarie. Abbiamo bisogno di avere immediatamente la somministrazione dei farmaci antivirali e monoclonali, possibilmente a domicilio, e chiediamo immediatamente un coordinamento perché la città implode. Difficoltà per i tamponi, problemi con l'USCA, il cittadino alla fine si rivolge ai privati. Esatto, la sanità non può essere più considerata un bene di lusso. Pensare ancora che il cittadino, per impossibilità di quelli che sono le aziende sanitarie di dare risposta, debba rivolgersi al privato convenzionato, ad oggi non è più tollerabile, non è più accettabile. Abbiamo chiesto e abbiamo portato in Commissione Politiche Sociali la richiesta di prezzi calmierati per i tamponi o gratuiti in convenzione con le farmacie comunali o con altre farmacie che vorranno aderire. Il coordinamento con l'azienda sanitaria locale è fondamentale per conoscere i dati, per poter rispondere alla cittadinanza e poter davvero rispondere in maniera concreta, con una progettualità efficiente alla situazione attualmente di aumento dei contagi. Abbiamo come gruppi civici, come Salerno Comune, Primavera, Semplice e gli altri gruppi, insieme ai consigli comunali, dobbiamo convincere l'ASL, quindi la Regione Campania, ad attivare altri punti vaccinali, soprattutto punti di prevenzione, quindi punti per controllo con i tamponi. Dobbiamo andare incontro alle esigenze dei cittadini. Non è possibile che dopo quasi 2 anni dall'inizio pandemia ancora i cittadini hanno difficoltà anche solo ad avere un'assistenza domiciliare, hanno ancora difficoltà a poter fare un tampone a prezzo peraltro giusto, e non è possibile che bisogna fare un molecolare privatamente con 50, 60, 70 euro. Ma come vogliamo riuscire a risolvere questa pandemia, come vogliamo affrontarla? Noi abbiamo sempre detto, come gruppo civico ma anche insieme agli altri gruppi, questa pandemia dobbiamo purtroppo viverla, dobbiamo convivere con questo virus, dobbiamo affrontare con la prevenzione, che nell'ambito sanitario è sempre stata fondamentale. Purtroppo spesso si parla ma non si fa veramente prevenzione.